Buonasera amici della saldatura e del bricolage. Questa sera facciamo un esperimento scientifico di altissimo livello, ovvero se si riesce a saldare con una saldatrice ad inverter, però l'inverter questa volta non è una questione solare, ma è una questione di saldatura con il nostro favoloso EcoFlow. Qual è l'obiettivo? Quello di poter saldare in giro nel mondo e soprattutto evitare di mettere alla prova l'inverter di casa mia perché per quanto sia potente, con un inverter, comunque con una saldatrice, potrebbe avere qualche problema, come ho letto in giro. Quindi ho il doppio risultato di sfruttare comunque l'energia solare che accumulo normalmente, che difficilmente uso se non per la bici elettrica, di sfruttarla appunto per riuscire a saldare dei pezzi. Vorrei cercare di andare avanti col progetto del mio vecchio car cross, mi sono fermato proprio perché non posso saldare. Allora, è per questo motivo, questa pericolosità. Quindi ho comprato una saldatrice online, questa Arc 200D Mini a circa 70-80 euro, mi sono pagata 79 euro, di qualità credo discreta, buona, leggerissima e che dovrebbe riuscire a consentire di saldare anche piccoli spessori o anche grossi spessori fino addirittura a 3,2 mm, forse anche di più. Però noi abbiamo dei vecchissimi, ho dei vecchissimi elettrodi che probabilmente hanno preso un sacco di umidità proprio perché è un sacco di tempo che non faccio saldatura, però bando alle ciance, proviamo a saldare. Allora, qui vediamo il nostro EcoFlow, ve lo metto un po' più a favore di camera, in modo tale che si possono visualizzare, per esempio, la potenza in watt che andremo ad esprimere. Vediamo, questo qui dovrebbe riuscire a fornire una potenza massima di circa 1,8 kW, come abbiamo visto in altri video. Attiviamo sul posteriore vedete, l'alimentazione 230 volt, dovrebbe essere un 16 ampere, quindi praticamente dovrebbe arrivare tranquillamente fino a 3 kW, però il limite è quello dell'EcoFlow. Questo è l'EcoFlow Delta 2, mi sembra, ha una capacità massima di 1 kWh, 1 kWh qualcosa, e quindi dovremmo riuscire a saldare tranquillamente per mezz'ora al massimo della potenza, quindi ce la dovremmo fare. Il vantaggio sarebbe che quando, per esempio, si va in giro, vado a fare, non so, qualche manifestazione, con il car cross, non so se le farò, però spero di sì, magari qualche open day, se dovesse rompersi un braccetto o qualcosa del genere, è successo tante volte nel passato che dovevo abbandonare poi lì il mezzo e tornare a casa. Invece in questo caso sarebbe possibile magari fare una riparazione di emergenza. Allora, vediamo, mettiamo la nostra maschera, è tutto in diretta, non ho fatto nessuna prova. Qui abbiamo, faccio vedere, qui abbiamo semplicemente una piastrina, vedete, su una piastra, questa era zincata, ho tolto la zincatura ovviamente. Una piastrina messa bene a 90 gradi, cercherò di fare un cordone di saldatura il migliore possibile. Allora, proviamo a metterlo in posizione solamente tramite, senza questi magneti qua che rompono le scatole. Lo mettiamo in posizione direttamente, tac, così. Ok? Ok, proviamo così. Allora, proviamo a saldarlo così. Lo mettiamo a 100 ampere, che prima saldava bene, facciamo anche 90. Ok, proviamo. Fighissimo, grandissimo, 1200 watt ho visto lì, 1300, 1200, ci sta. Il problema era di questo, l'ho visto notato tante volte, non so, ma come fate voi a usare questi magneti qua? Ogni volta che lo metto su fa le scintille per cavoli suoi. Ma che bel cordone, ma che bel cordoncino, ma che bel cordoncino, ma che bel cordoncino. E l'abbiamo fatto con l'EcoFlow, ma io non ci credo, con l'EcoFlow è una saldatrice da 70 euro. Mitico, mitico! Vediamo com'è. Lo facciamo saltare? O va via per i cavoli suoi? Ha saldato veramente bene. Cioè, io sono un cesso a pedali, con le saldature. Però adesso l'ho fatta molto velocemente, così come veniva. Vediamo. Campione del mondo, campione del mondo, che figata! Adesso vola via la manico, la mano. Figata!
Ecco il risultato, fatto da uno che saldature non sa farle. Qui ho iniziato male, perché vabbè. Però qua è andata bene, guardate, è andata bene. Qui, da qui in poi. Con degli elettrodi della Deca veramente vecchi e tutti pieni di umidità. E con un EcoFlow. È venuto bene, ma che bella. Cioè, no, beh, bene, venuta discreta, però comunque non è male. Qui mi sono accorto che ho iniziato male, perché... E non vedevo bene con la maschera, poi qui ho iniziato bene. Figo. Oh, grandissima notizia! Quindi, amici, 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 Eureka! Finalmente possiamo saldare il Carcross. Grazie, EcoFlow. È andata giù è andata giù la capacità delle batterie di un cavolo, forse del 2%. Ho sentito le ventole che giravano, quindi effettivamente qualcosa di potenza fa. Con 90 ampere riusciamo a saldare con elettrodi da 2 mm scarsissimi e riusciamo a saldare piattine da 3 mm. Figo! Quindi grandissima notizia, grandissima notizia. Non sapete quanto sono contento, sembro un idiota, ma vuol dire che vedete quel Carcross là in fondo, in mezzo alle altre creazioni. Questo Carcross adesso finalmente resusciterà. Ho comprato un po' di materiale. Qui utilizzerò questo cofano in carbonio, che in realtà era per la Formula pedali, ma non mi serviva perché va benissimo il Coroplast. Quindi questo poi lo adatterò alla forma e poi andrò a saldare tutto quello che manca nelle saldature qua. È un brutto, sì, ma vedrete che faremo un lavoro fatto bene, finalmente. Quindi potremo saldarlo e, ripeto, la cosa più bella è che quando in pista sicuramente succederà che un braccetto si spaccherà e io tiro fuori il mitico e l'irraggiungibile EcoFlow, di cui non sto facendo pubblicità perché non mi interessa, non mi danno assolutamente niente per questa cosa, però è un'altra delle cose che può fare questo aggeggio. Grande, grande. E anche grazie all'inverter che, se volete, magari in descrizione vi metto la descrizione su Amazon. Non l'ho ancora provata perché l'ho appena, non so, pregi e difetti. Per ora funziona alla grande. Magari vi metto in descrizione il link per acquistarla, però non so come andrà. Cioè, spero che funzioni. Pesa 2 kg, è una roba veramente super portatile, come questo è super portatile. Madonna, come sono contento! Bene, amici, amici. Vi lascio quindi per nuove e sconvolgenti avventure che saranno il progetto Carcross. Porterò avanti come al solito le biciclette. Ho intenzione di fare uno streamliner, lo sapete benissimo, da record, perché tanto ormai il mondiale con la parzialmente carenata l'ho vinto, quindi chi se ne frega. Quello che devo fare l'ho fatto. Andremo avanti in altre strepitose avventure. Sì, lo so, sono al limite, però. No, non sono senza parole, sono senza parole. Grazie, EcoFlow. Grazie a Cimini 200 e grazie a chi ha inventato la saldatura ad elettrodo. Grazie. Ciao.